Ti adoriamo, ostia divina, ti adoriamo, ostia d'amore, ti adoriamo, Gesù. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Fratelli e sorelle, aspettiamo che tutti entrino. Ognuno occupi il suo posto. Nella casa del Padre c'è posto per tutti, lì c'è posto. E anche lì in fondo c'è ancora qualche posto. Non ammassatevi tutti nel centro. Oh Gesù, il soldato sotto la croce prese la lancia e ti trafisse il cuore, e da quel cuore squarciato uscì sangue ed acqua. Perché si adempisse la scrittura e tutti guarderanno a colui che hanno trafitto. Gesù, questa mattina vogliamo che si compia in noi questa scrittura. Vogliamo guardare al tuo cuore trafitto, da cui sgorga sangue ed acqua. E ti presentiamo le nostre ferite. Ti presentiamo innanzitutto le ferite del peccato personale. Quelle ferite che ci mettono in angustia. Quelle ferite che portiamo per le tante e tante ricadute. Quelle ferite che portiamo per i peccati che non possiamo eliminare, che non abbiamo la forza di eliminare, che ci umiliano davanti a te. Oh Gesù, noi presentiamo queste ferite davanti a te, le ferite dei nostri peccati, le lividure dei nostri peccati. Siamo pieni di peccati, o Signore, dalla pianta dei piedi fino al capo, è tutta una piaga. Quante ferite, non unto con olio, non l'unto col balsamo. Noi ti presentiamo queste ferite, o Signore, perché la tua grazia scenda su queste ferite. Ti presentiamo le ferite delle nostre ricadute, ti presentiamo le ferite delle nostre tendenze, ti presentiamo le ferite di tutti i nostri peccati ripetuti, delle nostre debolezze che ci affliggono e di cui non siamo stati capaci di allontanarci, e queste ci fanno soffrire. Sono ferite profonde, sono piaghe che noi portiamo. Signore, versa ancora il vino della speranza, versa ancora l'olio della consolazione sulle nostre ferite. Te ripresentiamo, Signore, perché noi possiamo essere guariti dalle tue piaghe. Tu, Signore, rimargini queste ferite profonde che sono dentro di noi a causa dei nostri peccati. Tu ci dai la gioia
della consolazione, le tue piaghe saranno rimarginate, saranno cicatrizzate per il tuo sangue prezioso che sgorga su queste ferite. Le nostre piaghe saranno lavate dall'acqua del tuo spirito che sgorga dal tuo cuore. Signore Gesù, fa sgorgare ancora l'acqua che ci lava, il sangue che ci purifica e ci rinnova. Ti presentiamo le nostre ferite, le nostre piaghe, causate dai nostri peccati personali, passati e presenti, delle nostre tendenze malvagie, dei nostri vizi capitali che sono ancora in noi e che ci fanno soffrire. Signore Gesù, offriamo il nostro corpo piegato a te perché tu lo risani, il nostro corpo spirituale, il nostro cuore malato. Te lo offriamo a te, o Signore Gesù. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Signore Gesù, noi ti presentiamo le piaghe ricevute dagli altri nelle case dei nostri fratelli. Da che cosa sono derivate queste piaghe dette in Zaccaria? Come mai queste piaghe nelle tue mani? E il profeta risponde: l'ho ricevuto nelle case dei miei fratelli, nella casa degli amici. Signore, quante ferite dentro il nostro cuore, ferite che ci hanno dato gli altri con una parola, con un gesto, con un atto inconsulto. Quante persone ferite, fratelli e sorelle in mezzo a noi, quanti tradimenti, quanti insulti, quante calunnie, quante frustrazioni, quanti sgambetti, quante oppressioni, quante persecuzioni. O Signore, noi ti offriamo le nostre piaghe che hanno ferito profondamente il nostro cuore, hanno rovinato la nostra vita, hanno amareggiato la nostra esistenza. O Gesù, tutte queste ferite del cuore, a causa dei peccati degli altri, noi te lo offriamo. Ti offriamo le ferite ricevute in famiglia, nell'infanzia, nell'adolescenza. Ti offriamo le ferite ricevute nelle relazioni con gli altri, nella prima giovinezza, nella seconda giovinezza. Ti offriamo di Dio, che tu sei figlio di Dio e che tu mi guarirai. Gesù, io spero nella tua parola, mi colpisca la tua parola ed io sarò guarita. Gesù, io perdono tutti quelli che mi hanno fatto del male. Perdono mio padre e mia madre. Perdono i miei fratelli. Ed io sono sicura che tu mi guarirai. Uomo di Galilea, passa. Passa in mezzo a noi. Toccaci, o Signore, con la tua mano onnipotente. Il tuo cuore palpita di amore per me che sono inferma. Toccami, o Signore. Ci presentiamo al Signore noi tutti che abbiamo dei mali nel capo, negli organi del capo, alla corteccia cerebrale, alle orecchie, al timpano, alla gola, alla lingua e agli occhi. E gridiamo all'uomo di Galilea
ti prego di toccarne. Tocca una gola e una lingua impappinata che si scioglie. Ecco, il Signore caccia lo spirito muto, e allora se c'è questa persona che ha un male lancinante alla gola e adesso non ce l'ha più, e chi aveva la lingua impappinata, alzi la mano. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Due persone hanno male all'udito, una otite secca da diverso tempo e un reuma all'udito che crea fastidio. Tutte e due le persone sono toccate e guarite. Prego di identificarsi queste due persone. Una, due. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Adesso offriamo al Signore, il Signore continuerà a guarire, però alla corteccia cerebrale c'è una persona che sente dolore alla corteccia cerebrale e una persona che si lamenta per i capelli. Tra 3 mesi i capelli cresceranno bene e la corteccia cerebrale dell'altra persona in questo momento è rinfrescata, non sente più il dolore. Prego la persona di identificarsi. Corteccia cerebrale. Grazie, grazie, grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. Signore, ti presentiamo gli organi del petto, del busto. So, Signore, che tu guarirai un polmone infiltrato, un polmone dove si è annidato qualche germe, tu lo stai espungendo. Grazie, Signore, perché tu hai toccato questo polmone in questo momento. Ecco, grazie Signore Gesù. La persona che ha affetto di questo male grave sia contenta perché il Signore l'ha toccato. Se può identificarsi, si identifichi questa persona. Ecco, una persona che ha un male al petto, un'infiltrazione. Signore, tocca e guarisce. Se la persona vuole identificarsi, si identifica. Il segno è che sente un colpo al petto. Hai sentito un colpo al petto? Grazie, Signore Gesù. Una cirrosi epatica viene toccata dal Signore. Ci sono 3 persone con cirrosi epatica qua dentro, ma una viene toccata dal Signore in questo momento e sento uno sgonfiore al fegato. Prego la persona di identificarsi. Persona con cirrosi epatica. Cosa hai sentito tu? Un colpo alla... Grazie Signore Gesù, migliorerai poco a poco.
Shana Yarakashima Unantiano, Oye Karo Ayashu. Il tuo cuore è malato. Il tuo cuore è malato spiritualmente e anche materialmente. Ma io lo guarisco. Confessati, migliorerai nel cuore fisico quando il tuo cuore malato spiritualmente sarà guarito attraverso la confessione. Man mano le persone cominciano a identificarsi. Bene, c'è un male all'inguine con purulento ed è, il Signore guarisce, una donna di mezza età, male all'inguine con escrezione purulenta. Se vuole lo dica, se non vuole fa lo stesso. Certamente il Signore ha guarito. Sì, proprio il colon discendente. C'è un colon discendente che il Signore guarda. C'è un male che da diverso tempo attanaglia questa persona. Il Signore tocca e guarisce questo male che è grave al colon discendente. Signore, tu stai toccando l'utero di una persona che è spastico e impedisce a questa persona di generare. Signore, tu stai toccando l'utero che si ammorbidisce e questa persona è in grado di concepire. Grazie, Signore Gesù. Tu stai toccando un fibroma di una persona molto giovane, sui 30-35 anni, troppo giovane, ma il Signore tocca e guarisce. Se la persona ha sentito un colpetto proprio nella parte dolorante del fibroma, che è proprio nel centro, e un'altra persona che è stata toccata all'ovaio destra, queste persone, se credono, possono identificarsi. Era una ciste all'ovaio destro e un fibroma all'utero. Queste persone, se vogliono, possono identificarsi. Hanno sentito un colpo del Signore, il tocco della mano del Signore. Vediamo se vogliono identificarsi. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Un dolore al coccige che dura da tanto tempo, la persona stenta a sedersi, ma il Signore tocca e guarisce. In questo stesso istante il Signore la tocca ed essa non sente più questo dolore al coccige. È una donna. Se vuole identificarsi bene, altrimenti può scrivere per un'altra volta. Signore, noi ti ringraziamo, continua a guarire, cantiamo Uomo di Galilea, ti prego di toccarmi. Presentiamo gli arti e ti presentiamo questi arti che tu stai toccando un braccio anchilosato che stenta ad articolarsi e una rotola proprio della gamba destra. Tu stai toccando e stai guarendo.
queste persone, vediamo, quella del braccio e quella della gamba. Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. Signore, tu dici che c'è una caviglia dolorante che non si articola bene, tu la stai guarendo. Chi ha la caviglia che non si può muovere anche e stenta a fare i movimenti e sente adesso libera, liberissima la caviglia, tanto che si può muovere senza dolore, che questa persona si identifichi. Caviglia, caviglia. Come ti senti? Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. Il Signore continuerà a guarire durante questa nostra preghiera, ci saranno altre guarigioni fisiche, man mano il Signore che ci farà comprendere, o direttamente alla persona, oppure indirettamente attraverso qualche dono di conoscenza. Intanto preghiamo per le oppressioni. Ci sono delle persone oppresse, delle persone che hanno confusione in testa. Questa mattina sono venuto qui e ancora hanno confusione in testa. In questo momento il Signore tocca la testa, non hanno più confusione, si sentono completamente libere. Due persone. Grazie, grazie, grazie Signore. Grazie, grazie Signore. Un'altra persona si sente appesantita perché è depressa. Adesso si sente leggerissima, come una piuma, quasi può volare. Una cosa inspiegabile. Chi è questa persona che è rappresentata adesso è leggera come una piuma? Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Signore, preghiamo per questa nostra sorella. Tocca, Signore, gli occhi di nostra sorella. Tocca, Signore, gli occhi di questa sorella e alleggerisci il suo dolore, attenua il suo difetto, fa che veda qualche cosa oggi stesso. E allora domandiamo al Signore che continua a guarire nello spirito. L'hai fatto una grossa, figlia mia, l'hai fatto grossa, l'hai nascosta, però io l'ho visto quello che hai fatto. Pentiti, confessati. Tu in questo momento sei colpito, tu in questo momento sei addolorato, io ti perdono, va a confessarti, nessuno saprà quello che hai fatto. Tu che confidi nei soldi, non sono i soldi che ti possono salvare, è la mia grazia che ti salverà. Io ti verrò incontro, confida in me, io aggiusterò il tuo caso. Signore mio Dio, vieni qui in mezzo a noi questa mattina ed opera, tocchi i nostri cuori. Signore, tu dici a tre persone che sono andate da maghi, che hanno salito scale proibite, una scala di una nota maga che va alla televisione, ti ha ingannata, ti ha tolto il denaro e tu sei peggio di prima. Pentite davanti a me. E poi i due altri che sono andate in maghe di secondo ordine, anche queste ti hanno ingannato, ti hanno tolto dalla tasca del denaro. Non andare più, altrimenti sarà la vostra perdizione, voi tre persone. Tu che sei andata da Lady Barbara,
tu che sei andato da altre due maghe, il Signore ti perdona se ti confessi il tuo peccato. E tu che hai mandato qualcuno da un mago per guarirti, non mandare più nessuno, vieni dal Signore, Lui soltanto può guarirti. E adesso, fratelli e sorelle, mettiamoci tutti davanti al Signore. Ringraziamo di quello che Egli ha fatto e che continua a fare. E presentiamo al Signore tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che hanno chiesto attraverso telefono, lettera, la preghiera di questa comunità terapeutica. Mettiamo davanti al Signore tutte queste persone che hanno deposto le loro suppliche, ma il Signore continuerà a guarire. Quando telefonerà questa persona, dite che il Signore ha bloccato il tumore che ha al rene. Signore, adesso ti presentiamo tutti gli ammalati. Signore, tu ci avverti di conservare le tue parole dentro il nostro cuore. Tu vuoi seminare dentro il nostro cuore la speranza. Fa che recepiamo queste parole di speranza dentro il nostro cuore e queste parole daranno a tempo opportuno il loro frutto. Signore, ti presentiamo tutti questi nostri cari fratelli, ti presentiamo tutte le loro afflizioni, tutti i loro problemi morali e spirituali, ti presentiamo le loro famiglie. Signore, porta la pace, la serenità nei frangenti in cui esse si trovano e dà la libertà a un prigioniero che interessa una persona che qui presenta. Adesso ci alziamo e gridiamo al Signore la nostra fede, perché Lui è colui che guarisce. Io sono il Signore che ti guarisco.